Assemblea di Confcooperative Abruzzo oggi a Francavilla per parlare di sociale, proprio di quello che fa Confcooperative nella nostra regione, un'utile occasione di confronto anche. Sicuramente, diciamo, la cooperazione non è solo l'ambito sociale, la cooperazione lavora con gli strumenti sociali, cioè mettendo insieme le persone e facendo fare impresa alle persone. Gli imprenditori delle cooperative di comunità sono i soci, quindi sono le persone. Questo è decisivo. Molti comparti della regione Abruzzo, con il mondo del vino, con il mondo del sociosanitario, con il mondo dell'abitare, delle cooperative di comunità, stanno dando un contributo a questa regione decisivo. I numeri sono importanti, ma i numeri non dicono e non raccontano sempre tutto quello che c'è in questo mondo. Nel suo discorso lei ha parlato dell'importanza del ruolo dei giovani nella cooperazione, anche in Confcooperative, un po' in generale nel nostro paese, che è un paese purtroppo sempre più per vecchi. Le cooperative sono una grande opportunità per i giovani e i giovani sono una grande opportunità per le cooperative, perché oggi lavoro è energia, sviluppo, creatività. Questi sono i giovani che di solito non sono valorizzati. Nelle cooperative possono fare questo, possono realizzarlo, soprattutto nel campo dello sviluppo sostenibile, di cui le cooperative sono il primo fattore. Importante dunque coinvolgere le nuove generazioni. Bisogna innanzitutto spiegare loro cosa sono le cooperative e poi la loro voglia di stare insieme diventa un fattore che genererà nuove cooperative. Questo è un'alternativa fondamentale alle multinazionali e fondamentale per il nostro nuovo sviluppo.